No, non ce ne fa niente. Dice che non cambia l'Europa, no, se fa le politiche. Noi pensano solo i soldi, tutti gargarozzoni sono. Cosa sono? Gargarozzoni. Cosa vuol dire? Non so, non lo sa, non è da Roma. Sono un garozzo. Che mangiano a quattro canasce. Cosa chiedete all'Europa andando a votare? Chiediamo che non ci assilli con tutte queste modifiche che dobbiamo fare, le case e tutte queste altre cose, le macchine. Che hanno rotto le scatole. Non ne frega proprio niente, perché tanto chi ci va, cioè sono tutti magnoni. Non me ne frega proprio niente. Senta, lei ci andrà a votare comunque? No. No? Io perché? Neanche. Perché non vale la pena. Tanto non cambia niente. Niente, non cambia niente. Ma ci va a votare, ci sì. andrà? Sì, speriamo. Se ci arrivo. Ma cosa fa l'Europa per l'Italia secondo lei? No, questa è il mio rosso. Speriamo che facciano qualcosa di buono. Chi ci va lì, insomma, già, ci rappresenta sempre l'Italia. Ma questo è il mio, come dico sbaglio, dai. Chiederò solo che rispettino più le nostre abitudini, i nostri prodotti e tutta la nostra economia, l'economia interna. Tutto quello che fa i miei interessi. Ok. Che cosa chiedete all'Europa tramite questo voto? Di non far padrone la sua proprietà altrui. Niente, promettono solo ma non fanno niente. Hanno abbandonato il popolo italiano, hanno abbandonato. Dobbiamo andare per forza, perché se non ci andiamo poi il voto va agli altri. È inutile. Senta, che cosa chiede a questa Europa o a chi la rappresenterà in Europa di fare per l'Italia? Un po' di tutto. Cioè, ma lei guarda che il 14 iniziano le europee. L'8, 8 e 9 giugno. Meno male! Tanto è tutta una razza. È tutta? Tutta una razza. Tutta. Ci vado. Non che cosa voti, che cosa chiede all'Europa? Non lo so, vediamo.